Fellow Tarnished. Bentornati, welcome back. È un piacere essere qui. Io sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E dal tono della mia voce, molti di voi, secondo me, avranno cominciato a intuire quali sono generalmente i ritmi e i metodi con cui registro quest'anima della Scoperta 7. Questo è un episodio notturno. E peccato per il low poly, eh? È molto brutalizzante di alcune estetiche. Io sono qui dopo aver sconfitto una boss fight super tossica con il mio setup. E stavo osservando come sia estremamente interessante l'idea di quanto in alto si andrà. Cioè, io sto immaginando in questo momento come si possa vedere l'albero madre da quel promontorio. Mentre quell'area è la roccia vulcanica che si era vista sempre nel primo trailer. La prospettiva dell'interregno, da qualunque punto la si guardi, offre sempre, con poco spostamento, una visione completamente nuova, che ti aggiunge un'idea di quello che ti aspetta e di quanto vasto sia tutto questo. Per un secondo, ho pensato la scorsa volta, cavolo, ma se stessi giocando troppo con l'arma più 3, sto esplorando troppo. Dovrei forzarmi a potenziarla. Sto perdendo occasioni che magari poi mi permetteranno, cioè mi porteranno a dire che avrei dovuto giocare di più con gli equipaggiamenti e che quindi ormai il gioco è quasi finito con un'arma depotenziata e senza il guizzo di esplorare? No, assolutamente no. Non abbiamo neanche ancora fatto il primo vero boss di trama. Non abbiamo, ripeto, ancora fatto il primo vero boss di trama. Il primo, che è anche opzionale. Margit, è opzionale. A così è stato detto. Non posso garantire. Cioè, vi rendete conto di quello che abbiamo dinanzi? Io ho controllato per sicurezza i miei materiali e per carità, è bellissimo quello che abbiamo sgamato nell'esplorazione dei folli dungeon trovati nella città eterna, ma pietra di forgiatura 3 ne ho una. Più 12, più 5. Siamo in balia di un prologo ed è folle. Una cosa che voglio dirvi però è che nell'esplorazione dei, diciamo, possibili strumenti da usare contro la coppia di Gargoyle, mi sono riletto le evocazioni e mi hanno portato, intanto camminiamo verso l'obiettivo, a farmi venire voglia di dirvi, di ricordarvi il valore che ha il rigiocare un'opera come questa o il prendersi appunti. Quando noi in New Game Plus andremo a rileggere le descrizioni, anche magari, come accadrà nel nostro caso, in inglese, ragazzi, la prospettiva su anche l'oggetto più insignificante, quando costruito con così tanta cura e attenzione per il world building, guardate, non lascia indifferenti. Questi spiriti sono dei milidi che vivono nella morte, condannati a risorgere fin quando non trovino una degna fine. È questo il grottesco destino di chi è venuto in contatto con le radici mortali. Attenzione, questi non morti vivono questo tipo di maledizione a causa di ciò che è accaduto all'interregno e ciò che è nato dopo il furto della runa, che si è disgregata. Cioè, abbiamo una quantità di informazioni che messe su una mappa concettuale fisica, non solo mentale, trasforma questa storia nella più complessa mai fatta da From. Abbiamo a malapena scalfito la superficie e c'è così tanta roba, specialmente se prevediamo quello che ci aspetta in futuro, che ha dell'incredibile. E io vi prometto che vi farò vedere i miei appunti alla fine di questa serie. È una promessa che vi faccio adesso. Così com'è, mi incuriosì leggere che questo spirito fluttuante emette luce.
La fanciulla Medusa è alla disperata ricerca della sua terra remota e non esiterà a inondare di veleno i nemici per conto di chi la evoca. Questa descrizione, temo che non l'avessimo letta all'epoca. Mi sono reso conto, leggendola, che ci eravamo persi questo dettaglio. Per fortuna che allora abbiamo incontrato nel male di una boss fight poco graziosa la possibilità di fare un check-up, cosa che ovviamente poi accadrà di nuovo in futuro per me, però non era inteso che cadesse adesso. In quanto, da una parte, wow, sto parlando ai ragazzi, sto parlando ai ragazzi, sto parlando ai ragazzi! Mamma mia! Ho capito che sono vestito. Sì! Oh, i cani! Ok, che sono vestito di pellicce, però. Vi prego! Ah, che poi, comunque. Da una parte mi incuriosisce molto pensare a in quali occasioni la sua luce potrebbe essere utile. Pensateci un secondo insieme a me. Le invocazioni possono essere utilizzate tendenzialmente in luoghi molto pericolosi, o arene di boss fight, o dungeon piuttosto pregni di nemici e avversari. Quindi scegliere di avere una Medusa che fa luce mi intriga come scelta di design, di applicare proprio l'opzione alle possibilità date dal gioco. Potrebbero esserci boss fight più al buio del barbaro, molto più al buio che quanto visto dal barbaro. E a quel punto diventerebbe una buona idea fare questo sacrificio, tutt'al più che spruzza veleno. E questa medusa aveva un nome. Qualcuno ha dato un nome proprio allo spirito di questa medusa. Non sono impazzito. Leggendo la descrizione, se fossi impazzito mi avreste visto reagire in diretta, invece faceva parte dell'accelerazione. A leggere questa descrizione, perché non può parlare di Renna, che sembra Medusina, ma si chiama Renna. Ora, siamo tornati. Perdonatemi un'introduzione che non parla di nulla, ma anzi, introduce concetti ovvi e banali. Vorrei reimmergermi con voi, sperando che questi ultimi episodi non vi stucchino. Siamo comunque ora in piena blind e scopriremo quanto è avvenuto qui. Guardate questa parete di rocce, questa barricata ardente. Allora, secondo voi, senza esplorare le terre di Kaelid, perché non ho intenzione di farlo, non ancora, troveremo una soluzione all'enigma? Penso sia abbastanza ovvio. La vera difficoltà. Questo non si accende perché l'ho già fatto, vero? Perché mi avrebbe portato. Sono legati alle catacombe. Sono legati alle catacombe. È colpa loro se abbiamo affrontato i due gargoyle. Immagino che l'insetto dorato offra molte rune. Voglio assolutamente. Voglio assolutamente spingermi a craftare ben più ben più roba. Chissà se questa conduce verso le altre piccole grazie, meglio, quindi verso i checkpoint, oppure se in un dungeon ti porta verso la boss fight. Ah, peccato, ho fatto rumore. Ok. Sembrava che avessero maschere di ferro, allora mi ero preoccupato. D'accordo. E
E questa discesa porterà sicuramente al nostro obiettivo. Non voglio combattere quelle creature. Oh mamma mia. Cioè, io non volevo essere troppo anticipatorio di speculazioni piuttosto ovvie, ma mi sembra evidente che queste siano tutte la stessa creatura, la stessa specie, a diversi livelli di evoluzione. Forse no. No, forse no, però quello stendardo. Non voglio fare overthinking, è ancora presto qui, è ancora presto. Oh no. Un'altra chiesa? L'intero interregno ne è disseminato, ma. Ragazzi, ma. Mi sa che. Stiamo facendo una cosa. Questo non è quello che pensavo. No, 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 this is too much. No, 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 no. Non possiamo raggiungere questo luogo perché in realtà non è collegato a livello topografico in maniera lineare con il nostro percorso. Ci rivediamo in futuro, caro misterioso vaso colossale. Adesso. Vediamo un po'. Adesso, come vi ho promesso, con un'arma più 3. Ah, la caverna. Sì, giù, che shock. Mi sono mosso alla caverna della conoscenza. Vorrei provare per l'ultima volta. Per l'ultima volta. A sfruttare davvero. La strategia con determinazione. Perché vedete, lo spirito arboreo ulcerato mi ricorda non poco, non poco, quello che è avvenuto con l'avatar dell'albero madre minore. Perché l'albero madre minore ha bisogno di un avatar? Perché? Guardate. Già soltanto il nostro set. Cioè, anche il danno che ci facevano i gargoyle era profondamente legato a una parametria insufficiente, ok? Non sto dicendo che erano un boss profondamente disonesto. C'è di peggio. Ma è altresì estremamente importante far notare che era manchevole in molte cose. Allora, ora, siamo tornati qui. Il fatto è questo, il modo in cui io sconfissi, ok? Il modo in cui io sconfissi lo spirito arboreo all'inizio della mia avventura era proprio attraverso gli attacchi caricati. Voglio condividerlo con voi. Perché sono molto combattuto, eh? L'idea per me di combatterlo quando abbastanza forti. Mi piace molto. Però abbiamo avuto così tante novità qui, in questo percorso, fino ad ora, che mi trovo sereno a. Era troppo bello per essere vero, eh? Va bene. Va bene. Che mi trovo a.
voler ripetere l'esperienza con un po' più di combattimenti sulle spalle, prima ancora di Castle Stormveil. C'è anche un altro motivo per cui prendo questa decisione. Mi lascerà un seme. E con due semi otterrò un altro bonus. Oltretutto, mi ricordo fermamente dicevo, mi ricordo fermamente che qui mancava un oggetto raccolto e non lo tollero molto. Ha funzionato! Pernacchia! Qui spawnerà qualunque. Immagino che vogliano nascondere un segreto o farti solo spaventare. Che è molto strano, no? Sembra tutto molto normale. Tu funzioni adesso, vero? Ho titubato. Statua? Io stavo sinceramente rilassandomi con il pubblico che so comunque, per quanto non presente in tempo reale, potrebbe prepararsi a una sequenza di boss fight. Dovevi veramente farmi questo? Come ti è venuto in mente di scendere adesso? Così, a sbafo, in un momento in cui avevo raggiunto la nebbia e stavo pensando se effettivamente fare pulizia degli spettri per poi essere sicuro di non essermi perso nulla. Perché è ovvio che qualcosa manca nell'esplorazione di questa tomba. Se c'è un oggetto irraggiungibile e abbiamo sconfitto tutte le creature disponibili e la boss fight non offre poi un percorso extra, evidentemente ci sfugge qualcosa. Chiaro? E questo qualcosa potrebbe essere in una di queste conche. Ci siamo? Tuttavia, va bene. Facciamo con calma. Intanto i via. Ecco, pulizia. C'è modo di incastrarla? Chissà perché. Tra l'altro questo. Beh, allora ragazzi, sono pronto. Ovviamente faremo anche dei test, quindi perdonatemi. Fuoco di drago su legno. Si rivede. Ok, ottimo, è nostro. Non gli facevo sti danni. Ho sbagliato.
scusate, sto cercando di guardare un po' il moveset. Ma non per impararlo, perché mi manca, perché non voglio perdere l'occasione di dargli un'occhiata. Non è stato uno scambio molto interessante. Ok, vediamo un po', facciamo del nostro peggio, ok? Ah, no, no. È proprio persa questa. L'ho osservato troppo. Vabbè, non succede niente. Non succede niente. Oh, ho perso. Vediamo un po'. No, sicuramente lo stordisco nello stesso modo. Non è possibile che lo stordisca a me, onestamente. Uno. Ora si stordisce, vero? Esatto. E vabbè. Questo ormai. Oh, il range di questo martello. Questo è qualcosa che volevo vedeste. Uccidimi. Sono abituato a combatterti facendoti talmente tanto meno che a questo punto io mi aspettavo di venire qui e ritrovarmi dinanzi a una boss fight che ci avrebbe occupato forse anche un'accelerazione. Per quanto sapete che io tendo a farvi vedere tutti i try, specialmente con i veri boss come questo, ho detto non si sa mai, visto che la scorsa volta però non pensavo di essere così pericoloso. Nonostante sia un'arma più 3, il 27 a forza si fa sentire. Stavo pensando, come al solito. Ah, è lì! Vabbè, non importa, facciamo finta di niente. Quando pensi alle rune e non alla boss fight, ovviamente a 1. 2. Ah, che palle quando il nemico è leggermente più veloce di te. Il fatto è che ho un conto personale con questo infame. Talmente personale che a me piacerebbe fargli uno damage. Io mi conosco abbastanza. Meglio così. No, no, questo per me è chiudere un capitolo. Non devo vincere, devo distruggerlo. Perdonate, questa creatura so come combatte. La fase 2 è molto esagerata. Dai, fammi baffare. Ok, cominciamo. Abbiamo un problema di range con questo martello. Questa è una cosa che dovremmo cambiare. Abbiamo un enorme problema di range. Perché con qualunque spada, magari l'attacco caricato è un affondo. Con la labarda è allungare il braccio. Con lo spadone hai più range. Con falcione, falcetto, shotel lo fai un po' più veloce. Però non è detto. No, non è vero. Devo solo avvicinarmi di più. E che ti lamenti, Mike? Guarda che bel moveset, chiaro, guarda che bella boss fight. Di che ti lamento. Perché io so dove colpisce quando. Via.
Ah, che non lo sapevo. Pensi che lo faccio a caso. Guess what? Sono soddisfatto. Ceneri di Oleg, cavaliere esule. Però così non posso evocare la. Ah, è la prima volta che abbiamo una catacomba. Cioè un sarcofago qui. Oleg, non lo lessi, ovviamente, all'epoca. 100. Cavaliere esule. Ceneri in cui ancora albergano gli spiriti. Uno dei due cavalieri, noti come Ali della Tempesta, dopo l'esilio, attirò l'interesse del Benedetto dalla Grazia. Tutto in maiuscolo. E in seguito, dopo aver ucciso centinaia di traditori in suo nome, Oleg meritò una sepoltura eroica. Sotto l'albero madre. Sepoltura eroica. Il benedetto dalla grazia. La grazia ha benedetto numerose creature. Non trovate? Allora, ora dobbiamo fare un'esplorazione. Stiamo ovviamente attenti ai nostri cari vecchi amici. Stare più devo stare più attento a loro, eh. Anche solo un critico mi mette ansia qua. Perché. Eccolo. C'è modo di occultarsi alla sua area di influenza. Non c'è niente qui, troppo pacchiano. Non posso mettermi a dare martellate a ogni singola. Pensavo che ci sarebbe voluto così tanto. Cazzo! Questo mi sconfifferà poco, sapete? È strano avere un'apertura qui. Questo è veramente strano. Questo lo è tanto. Tanto, tanto. Però non credo che ci siano passaggi segreti. Che ve lo dico a fare, no? Questa è una death box. Ah, ho capito perché. Per farti vedere il vuoto nella discesa. Ho capito dove siamo. Ok. Neanche si ferma, infame. Neanche si ferma.
Tra l'altro questi sono i guerrieri che si trovano a Castle Stormvale, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Sono lì, sono lì. Ah, respawna. Respawna. Ok. Tu sei l'altro fratello? Interessante. Molto interessante questa cosa. Non ho mai fatto questo. È lo stesso guerriero. O no? Ok, forse è lo stesso, sì. Vabbè, questa è chiaramente una setta draconica, cioè quello è un drago seduto, tra l'altro. Ma non è qui che si arriva a quell'oggetto, che sicuramente, non essendo viola, non merita il nostro tempo. Ma preferisco fare un episodio filler che sentirmi in colpa per non aver esplorato davvero. Mi sa tanto che vi ho beccato. Mi sa che ho beccato. Sì. Ve l'ho detto che il vuoto non lascia mai tutto al caso. E alla semplice death box. Oh! Ma scusa, mi sarei mai aspettato un range così. Ok. Nulla di cui preoccuparsi troppo. Però ho bisogno di un... Allora, tu sei aggressivo? Nel senso, cioè, la mia domanda era: quanto posso avvicinarmi? Abbastanza da recuperare un po' di vita col mio talismano? Ok, recuperare più vita col mio talismano? Vabbè, il mio sogno segreto è che ci sia un altro boss, ma non credo. Thank you.
Sicuramente non mi aspettavo tanto qui. Mi aspettavo molto meno. E invece... Hai di spalle, poraccio. Ah no, è una trappola. Certo. Cioè, è genuinamente di spalle. Whatever, mate. Fattuale che fosse una trappola. Lo sapevo. Se avessi fatto il backstab per fullarmi, se fossi stato meno pirla. Ma come, c'è anche la sporcizia del veleno? Guardate, sono ancora sporco di veleno. Basta un po'. Questo build up? Questo è molto Dark Souls 2. Come se sporcarsi causasse... No? L'aumentare di quel rischio di intossicarsi. Ora dovremmo essere abbastanza safe dalle trappole. Ok, perdonatemi la gaffe, ma oh. Non lasciamo nulla al caso perché lo so che ci sono 25.000 rune. Ok. Ah, oh, speravo che non... C'è un segreto quassù, se faccio... No. Ora, questo lo prendiamo per quello che è, un trappolozzo. Tra l'altro con la testa di lupo, eh. Con la testa di lupo. Pericolosissimo. Questo. Sono veramente forti. Rune, poi vediamo, l'agguato lo recuperiamo. Ok. Bello che è il movimento, la fluidità. Grasso folgorante, incredibile. C'è un oggetto mai visto prima fino ad ora. Materiali folgoranti, è bellissimo da vedere. Si applica all'armamento e infligge danni da fulmine. L'effetto ha una durata limitata nel tempo. Ok. E ora? State suggerendo che due chiavi... No, era una sola. Perché una era già incastonata. Stavo per dire che due chiavi valessero così tanto. Ma sei matto! Cosa, scusa? La mia mancanza di coraggio mi ha salvato da una tenaglia? Ma stiamo scherzando?
No, allora, fermi. Questa cosa è fuori di testa. Volevo bruciarli col fuoco, ma di questo passo. Io devo riuscire a impararli loro, ma non è questo il momento. Non voglio cisarli completamente, ovviamente. Devo cisarli con i miei strumenti, che non siano il limite di agro o cose zozze. Azzardare meglio. Gli ha fatto male però, eh? No, il fuoco gli ha fatto male. Ok. Ora vieni, 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 vieni. Potrà uccidere con un colpo solo, eh? Uccidiamole. Con questo metodo, uccidiamole. Voi vi nascondete fisicamente nella mappa. Non spawnate dal nulla. Quindi adesso non abbiamo la possibilità di studiare i vostri perri. Finestre e moveset a causa del tempo che ci vuole per venire qui.
parlo tra me e me per dirlo anche a voi, ovviamente. Sto esprimendo ciò che ho riflettuto, ciò su cui ho riflettuto venendo qui. Dopo un paio di try, un paio di try. Quindi voglio proprio vedere se riesco a... Solo che è così. Ogni volta che li porto qui, il mio istinto da videogiocatore mi porta a volerli combattere. Perché hanno delle finestre così chiare. Questa è un sogno. È la prima volta che fa questo concatenamento. Poi qui con lo scudo, pensate a cosa potrei fare. Vedete, i ritmi di attacco sono fatti apposta per cercare di ingannare le tue difese. Ma ecco, vedete? Basta qualche try e... Ah! Per carità, mi distrugge, è ovvio, però... In realtà è così affascinante poterli studiare con le loro... differenze. Di nuovo, eh? Però vedete che ci sono? Accidenti, questa non... È ovvio, ci sono ancora delle cose che non conosciamo. Poi, appunto, non è... Non è il mio luogo dove affrontarli, ma... Oh, cazzo. Vorrei darti io il colpo di grazia, ma... Non toccherà a me, vero? Pare di sì. Pare che gli darò il colpo di grazia. Meglio. Non sarà un Perry, purtroppo. Per quanto mio... sacro... Godfrey... Quanto vorrei che lo fosse. La mia voglia di fare le cose per bene, eh? La mia avidità hardcore. Ora. 500 rune. 500 rune e nessun drop. Neanche una lacrima. Voglio eliminare anche il prossimo. Stavolta dovremo utilizzare per ora solo le fiamme. Ne troveremo altri. Quando li troveremo, li faremo nostri. Li faremo nostri, e come? Ehi, ma... Oh. Ma quindi il gioco... La trappola è... In realtà... Design. Perché loro vogliono che tu, durante il combat, possa trovare... Voi sapete perché sono qui a guardare questo antipaticone, vero? Perché un lato di me pensa che se li uccidi entrambi ti possano offrire qualcosa. Non sono nella situazione tale di poterli affrontare seriamente, ma so che mi rifarò. Vi ricordate quello che è accaduto con il Cavaliere del Crogiolo? Ci mancherebbe.
mancherebbe altro. Ma nelle mie blind run è sempre divertente a volte decidere di vincere per la curiosità del mistero, ancor più. Ok, stai facendo il bravo. Ok. Ce la dobbiamo giocare in maniera tattica questa. Senza spavalderie maikiane, ok? Senza spavalderie maikiane. Ok. E ora una finestra. Chiaro? Una finestra presa bene. Che anche fare questo non è così semplice in realtà. Non quanto sembri a video, forse. Avete visto quanto mi ha fregato un poco? Ok, ce l'abbiamo fatta forse. Perfetto. Niente, eh? Non si è degnato di darmi un singolo goccio di lacrime. A tal proposito, non ho rune, perché sono saltato giù. C'è uno shortcut, tu puoi scendere giù e andare direttamente all'albero ulcerato. Quindi sono risalito con il finale della boss fight, no? Dietro. Sono tornato all'entrata e... No, pensavo che fosse... Ma sembra... ero convinto che ci fosse una galleria. E ora vedrete che ho delle frecce avvelenate. È uno dei test che ho fatto nell'accelerazione. Ve ne parlerò molto presto. Posso definirmi deluso? Posso definirmi deluso? Posso, vero? Non di questo dungeon, però. Questo dungeon è una sorpresa continua e dimostra come tanti brutalmente siano stati macellati da questi gemelli. Questa donna non direi che è Marika. Non credo affatto sia Marika. Oh, ma quanta... Non c'è qua. Anche perché non siamo mai stati dove si trova quel cavaliere bianco, Phantom. Cioè, noi abbiamo trovato un percorso super segreto, ma non quello che cercavamo davvero. Penso che sia qui sopra. Questo episodio è chiaramente costrutto 2. Se lo merita. Anche perché sto per morire. Palesemente. Scusate. Già. Se avessi avuto cure. Posso? Oh! Ok, allora. Con calma. Con molta calma. Se lo butto giù con un backstab... Non abbiamo vinto di più.
Questa è un'alabarda molto particolare. Ci ho creduto per un secondo che ti buttassi da solo. Molto bene. Mi stai dicendo che ti ho battuto praticamente e non mi hai dato quella alabarda, no? Perché io ero convinto che mi sarei preso proprio quella alabarda. Cioè, nella mia testa. Oh mamma mia, lo abbiamo glitchato. Oh! Stiamo risalendo! Ce l'abbiamo fatta davvero! Anche se quell'arma così speciale. Allora, battute a parte. Una cosa importante da dire c'è. Entrambi i guerrieri utilizzavano un certo tipo di combattimento. Ed è una cosa importante. Non ci hanno lasciato i loro equipaggiamenti, ma con gli attacchi di vento. Hanno a che fare con la setta draconica, o perlomeno no, non necessariamente. Con questo esercito che veste il simbolo dei draghi. Possiamo togliere finalmente questo segno. Questo episodio, questa coppia di episodi è stata un po' filler, lo scorso è questo, ma vedete, abbiamo comunque completato qualcosa e ne è valsa la pena perché ora potremo fare questo. Guardate. Ampolle, aggiungi carica. Sì. Due sempre. Inoltre, avevo craftato frecce avvelenate, fallendo nel risultato perché purtroppo con lo scudo alzato. Sicuramente lo status passava, ma per quanto? Non sono riuscito ad avvelenarli. Ho una gran voglia di studiarli. Ma è anche arrivato il momento di cambiare arco. Perché colpo poderoso è davvero ciò che mi intriga. E non solo. L'arco di corno. È perfetto per Mira. Guarda, quanto è grosso. È bellissimo. Mi piace. Inoltre, nello stato, ho 17 destrezze. Quell'errore non deve arrivare a nuocere. Al di là del fatto che è possibile fare respec, perché farlo? Sono 4 livelli da investire. 15, 16, 17, 18. Il fatto è che 18 destrezze è ciò che permette di utilizzare le mazze chiodate, i flagelli. E noi sappiamo che esiste un flagello gigantesco, che dovrebbe tra l'altro trovarsi più o meno qui. Perché è quello che avevamo trovato a Red Bull. Di che caratteristiche aveva bisogno? Alla prossima!